Bentrovati amici telespettatori con un'altra puntata di Dottori in Prima Linea. Quest'oggi parleremo dell'apparato urologico e delle patologie che lo vedono appunto in prima persona. Lo faremo con un ospite d'eccezione, il dottor Michele Bottalico. Benvenuto. Grazie, dottore, ben trovato. Faccio un attimo una prefazione, perché a inizio di ogni puntata io dico che noi non vogliamo sostituirci ai medici, nel senso non vogliamo curare le persone dalla televisione. Quindi se qualcuno si ritrova tra i sintomi che noi oggi andremo a descrivere, deve andare dal medico di fiducia, non deve né consultare internet, perché ormai il medico più grande è diventato Google, sì, è diventato internet. Quindi noi facciamo solo informazione, cerchiamo di rendere un po' più fruibile il linguaggio dei medici, perché è molto complicato a volte per chi non ha studiato medicina. Quindi parliamo di apparato urologico. Dottore, quali sono le malattie più diffuse dell'apparato urologico? Sono tante e frequentissime, purtroppo. Partendo dalla oncologia, il tumore della prostata, ormai secondo tumore maschile, molto diffuso, si fa molta diagnosi, ha una grande diffusione nel territorio. E poi ci sono tutti gli altri tumori a seguire, il tumore della vescica, anche questo molto, molto, molto frequente, purtroppo per colpa di varie problematiche, inquinamento, esposizione ambientale e esposizioni lavorative, fumo di sigaretta. E a seguire poi abbiamo anche tumori del rene, a seguire quello del testicolo, che sono sicuramente meno frequenti, però tuttavia frequenti, diciamo, nella popolazione. Altra branca della urologia è l'ipertrofia prostatica, i disturbi della minzione tipici delle persone oltre una certa età, superiore ai 60 anni, cominciano ad avere disturbi a urinare, frequenza ad urinare, mito un po' più debole, il fatto di alzarsi anche la notte può creare dei disturbi. Questo è uno degli elementi per cui il paziente viene dall'urologo per avere un trattamento, una terapia. Quindi, dottore, ritornando anche al cancro, alla prostata, al tumore prostatico, che tra l'altro è in aumento negli ultimi anni. Grazie alla prevenzione anche fortemente in risoluzione. Oggi, a meno che non sia un cancro davvero aggressivo, diciamo, non si dovrebbe morire più di cancro alla prostata. Non si dovrebbe. Poi c'è l'aggressività, ci sono tanti fattori. Ma quali sono proprio i fattori scatenanti? Cioè, abbiamo individuato il motivo per cui viene questa neoplasia? Purtroppo non è ancora chiaro in maniera definitiva. Sicuramente c'è una componente familiare, basata anche su criteri genetici. Quindi è ereditario? In minima parte sì, però è chiaro che un paziente che ha un papà, un fratello, quindi una familiarità di primo grado con un tumore della prostata, deve partire con la prevenzione sicuramente prima rispetto alla popolazione normale. Statisticamente la popolazione normale deve essere inquadrata e studiata e seguita dall'urologo annualmente, anche in assenza di disturbi urinari, dai 50 anni in su, con il PSA, il famoso PSA, che è una proteina che viene buttata nel sangue dalla prostata ed è un prelievo di sangue semplicissimo, insieme al quale poi la visita permette di screenare, cioè permette di inquadrare il paziente e da lì capire se ci sono elementi di sospetto. Ormai si è arrivato a PSA di terza generazione. Sì, ormai non esiste più primo, secondo, cioè ormai il PSA totale è il PSA di terza generazione, che è stato e lo è ancora attualmente. Qual è il valore che ci deve destare? Il campanello d'allarme, la spia PSA, che si deve accendere? Sì, un PSA, come dire, normale dovrebbe essere fra i 0 e i 4. È chiaro che dai 4 in su noi urologi cominciamo a sospettare e pianifichiamo al paziente degli esami di secondo livello, cioè, come dire, degli approfondimenti diagnostici, come la biopsia prostatica, che è l'esame più semplice. Oggi, insieme alla biopsia, ci sono altre diavolerie elettroniche inventate, sicuramente di elevata sensibilità e specificità nell'individuare aree sospette della prostata, come la risonanza magnetica multiparametrica, che però chiaramente aiutano l'urologo nel fare una biopsia più mirata in aree sospette della prostata, che ovviamente con la semplice ecografia non vengono individuate. La prevenzione è fondamentale per poter fare una diagnosi precoce. Facendo una diagnosi precoce si può guarire il paziente. La familiarità resta importante,
così come anche il PSA. PSA oggi stiamo dando anche importanza alla velocità di aumento del PSA. Molto spesso noi vediamo pazienti che hanno un PSA che cresce di anno in anno. Cominciamo già da lì a sospettare anche in valori inferiori a 4. Non so se ho reso l'idea. Cioè bisogna tracciare prima una soglia, se 2 l'anno successivo e 2 e 3 diventa qualcosa, sì. Da lì si capisce che c'è già qualcosa che non va. Sì, potrebbe essere. È chiaro che non è detto che ci sia un tumore, però comunque una biopsia o diciamo degli esami più diciamo di secondo livello si possono impostare o si segue il paziente, insomma, a seconda poi della come dire, perché il PSA non è un marcatore tumorale puro, quindi non è detto che debba per forza aumentare per un tumore della prostata, ma può aumentare anche per altre problematiche, tipo l'ipertrofia, tipo l'infiammazione, manovre strumentali, eccetera, eccetera. Dottore, oltre il fattore ereditario, quali sono le altre cause? Sono ambientali, lo stile di vita, sì, il lavoro? Cioè, quali altri fattori incidono nel... È molto importante la dieta, una dieta con grassi animali, eccetera, eccetera, possono essere predisponenti. Chiaro che ci sono fattori protettivi come licopeni, fitoestrogeni, cioè sostanzialmente proteine che vengono dal vegetale, insomma, che vengono prese con la verdura, con la frutta, insomma. Qualcosina in merito anche all'infiammazione prostatica, anche se comunque non è ancora ben chiaro il meccanismo che porta poi effettivamente ad una al quindi, passaggio al tumore. Quindi siamo quello che mangiamo è ancora è valido, possibile, è quello. Sì, è possibile, sì. Il problema è che non sappiamo quello che mangiamo. C'è la tracciabilità degli alimenti ultimamente, però insomma molto spesso, come per altri tipi di tumori, come nel caso anche per la fertilità maschile, purtroppo ci sono prodotti nella frutta, nella verdura, che possono effettivamente interferire su tessuti ad alta proliferazione, come anche quello del testicolo, eccetera, eccetera, possono interferire anche sulla fertilità in maniera negativa. Basti pensare all'uso di pesticidi o prodotti che vengono utilizzati per l'agricoltura e quant'altro. Quindi rifarsi un po' a quella che è la dieta mediterranea, conosciuta, sì, immediata in tutto il mondo, però abbiamo sempre il fattore, non sappiamo come sia stato coltivato quel determinato alimento, sì. Quindi lì abbiamo il biologico, dovrebbe il essere la cosa migliore. Sì. Altro tumore un po' analogo, sì, è il tumore alla vescica. Sì. Che è un po' differente, perché, sì, poi tra l'altro spieghiamo che la prostata è una ghiandola. Sì, è una ghiandola che ha una funzione di produzione del liquido seminale maschile, chiaramente importantissima, diciamo, in età giovanile per, diciamo, procreare e quant'altro. Chiaramente poi dopo una certa età comincia ad ingrandirsi e quindi crea disturbi sia di natura ostruttiva, quindi disturbi a urinare, e poi il tumore della prostata. Il tumore della prostata, che è il secondo tumore maschile, quindi molto 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 frequente. Ma intervento, obbligatoriamente l'intervento, o c'è una cura, ci sono c'è tante, la cura ormonale mi sembra, prima l'abbassamento degli, no, del testosterone? Diciamo che in una forma a basso rischio ci sono vari tipi di terapia, ma sicuramente la chirurgia resta sempre importante. E il gold standard, quello che dicono, eccetera, per le forme a basso rischio. È chiaro che ci sono forme anche ad alto rischio, forme metastatiche, che ovviamente mettono in discussione il discorso della chirurgia, allora ci sono terapie diverse, come l'ormonoterapia o la radioterapia, a seconda dei casi. Ma questo è un ambito piuttosto, come dire, vasto, vasto, sì, con criteri ben codificati, in cui ogni urologo poi inserisce quel paziente in base alle sue condizioni. Anche perché, mi corregga, sì, se sbaglio, ma dal cancro alla prostata, poi in fase di metastasi, sì, è proprio un cancro che poi attacca le ossa, sì, soprattutto, sì, quelle piatte e quelle lunghe, quindi, sì, femore, bacino, colonna vertebrale. Colonna vertebrale, sì, sì. Quello si può scoprire con una scintigrafia ossea. Sì. In quello stato è già avanzato. È un quadro abbastanza avanzato e drammatico, nel senso che comunque... Non bisogna arrivare fino lì, dobbiamo, sì, fare è un screening quadro che prima, adesso perché... si vede ancora, però è in forte decremento. Perché poi attacca le ossa, le consuma, sì, quindi dolori, sì, pazzeschi. Hanno fratture, crolli vertebrali, pazienti che hanno pessima qualità di vita, oltre che una sopravvivenza sicuramente molto più breve. Insomma, anche se qualche passo in avanti, per quanto possa, sì, essere una consolazione, sì, è la cura del dolore. Sì. Cioè in quello stato poi subentra si questa deve, cura. Il nostro compito, la nostra finalità è non arrivare in quelle condizioni, assolutamente, perché un paziente di quel tipo è un paziente che ha una prognosi non particolarmente buona. E il compito della prevenzione è quello di guarire il paziente, cioè togliere la prostata o comunque curarla e dire: guardi, la malattia è sotto controllo,
venga a fare i controlli regolarmente, però niente paura. Quando una malattia ha superato già l'organo e si è fatta, come dire, la casa nell'intero organismo della persona, è una malattia ormai difficile da debellare, perché si è accasata e ha mandato dei suoi figli, delle sue cellule in giro per l'organismo, ed è una situazione in quel caso si chiamano metastasi, cioè al di fuori del punto di controllo, che vengono tollerate dal sistema immunitario. Cioè, con la chemioterapia si riesce? La chemioterapia, cioè, terapia. Ci sono altre, sì. Perché ogni tanto esce qualche news, secondo me. Anche fake, cioè falsità, su varie i rimedi anche della nonna che vanno a sostituire po' la chemioterapia. Certo. Quindi diciamo che questa cosa assolutamente no, deve essere il medico, perché poi ogni individuo risponde in maniera differente, anche alle cure, perché siamo unici e ripetibili davvero. Quindi è il medico che sa poi dove andare a dosare, diciamo, cosa fare. Nelle forme a basso e medio rischio comunque la chirurgia è sempre utile. Chiaramente bisogna valutare le condizioni del paziente, l'età, le condizioni che permettono al paziente di poter andare in sala operatoria e permettersi un intervento in anestesia generale, eccetera, eccetera. Devo dire, oggi la tecnologia ci consente di operare il paziente in tanti modi, anche con tecniche mini-invasive, robotiche, vanno tutte bene per carità, e sono sicuramente molto appetibili dal paziente proprio per la loro poca invasività e maggiore risparmio della continenza, cioè del mantenimento, diciamo, delle urine nella vescica per non farle uscire, e della erezione, perché purtroppo questo tipo di interventi possono portare a un deficit erettile anche permanente. Quindi anche in stato di un po' di gioventù, quel deficit poi crea un altro deficit psicologico, perché l'uomo si sente meno virile, insomma si entra in un tunnel. Allora, gli esami da fare sono subito PSA per quanto riguarda... PSA e visita urologica, non basta il PSA. Visita urologica da parte dell'urologo. Chiaramente noi urologi, quasi tutti gli urologi, sanno anche usare l'ecografo e quindi comunque prendono informazioni anche sulle dimensioni della ghiandola, sulle sue caratteristiche, quindi anche una semplice ecografia, reni e vescica. Anche dopo i 40 anni, giusto per mettere, per tracciare una base da cui partire. Dai 45, se c'è, diciamo, familiarità orientativamente, dai 50 nella popolazione che non ha rischio. Io avevo un po' anticipato in modo da stare tranquilli, perché meglio vedere. Allora, invece, cancro alla vescica, domanda ora che molti telespettatori sono certo che si faranno. Con l'asportazione della vescica si ha comunque uno stile di vita? Cioè, oggi si sono fatti passi in avanti anche lì, oppure bisogna andare in giro con quella che era la classica busta, che crea un po' anche un'immobilità del paziente? Stiamo andando avanti in questo settore? Il tumore della vescica prevede forme sia superficiali, quindi non forme invasive, che vengono gestite in maniera meno invasiva e quindi con interventi in endoscopia. Infatti, interventi in endoscopia consiste proprio nel togliere questi piccoli alberelli, queste piccole infiorescenze all'interno della vescica in maniera endoscopica, cioè senza taglio, senza buchi, senza drenaggio, eccetera, eccetera. Poi c'è l'intervento radicale, che è un intervento un po' più invasivo, perché si fa nelle forme infiltranti, cioè quando la malattia non è più in superficie nella vescica, ma se ne va all'interno, cioè se ne va nel muscolo e oltre. In quel caso è un intervento sicuramente più invasivo, che prevede la ricostruzione della vescica, qualora sia possibile, si fa una ricostruzione con intestino. Oppure si può ricorrere alle tradizionali stomie, l'ureterocutanea oppure la ureteroileocutanea, cioè si utilizzano piccole anse intestinali come tramite per portare le urine diciamo sulla superficie della pancia, la singola stomia. La neovescica ileale sicuramente è molto allettante per il paziente, perché ha una sua nuova vescica che è fatta di intestino, sicuramente più vantaggiosa in termini di... Non la rende invalidante. Non la rende particolarmente invalidante, anche se lì insomma, ci sono sempre delle problematiche, vanno sempre valutate con molta attenzione da parte delle donne. Va bene, dottore, noi ci fermiamo un attimo. Nella seconda parte però parleremo di un argomento molto molto importante, anche perché è in forte crescita, che è la mancanza di libidine e l'infertilità maschile, anche ormai da giovani.
Quindi noi diamo un attimo la linea alla regia per qualche istante e poi ritorniamo qui in studio, sempre con Dottori in Prima Linea, sempre col dottor Michele Bottalico.